invece della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C1. Si sfidano il Sulmona e il Lanciano, le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo e saranno accompagnati dai bambini delle scuole calcio dell'Accademia Peligna e Gimnopedie per quel che rappresenta la festa biancorossa quest'oggi al Palazzetto dello Sport. Nicola Serafini di Sulmona, gli applausi del pubblico, l'ingresso in campo dei giocatori con i bambini delle due scuole calcio, ripetiamo, l'Accademia Peligna e la Gimnopedie. Tutto ciò precede l'inizio di questo confronto molto ma molto atteso tra Sulmona Futsal e Futsal Lanciano, gara valida, ripetiamo, per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C1. Big match quest'oggi con il Lanciano che si trova al terzo posto in classifica, 4 punti dietro il Sulmona, quindi 37 sono i punti del Lanciano mentre 33 quelli del Sulmona. Il saluto tra le due formazioni, i giocatori a disposizione dei rispettivi tecnici sono Silvestri, Biancone, Porcugia, Anzante, Liberatore, Palladino, Veneziale, Sanchez, Ginetti, Junior, Agostinelli e Notar Andrea per quanto riguarda il Sulmona di Benjamin Fonte, mentre nel Futsal Lanciano del tecnico Massimo Similiani ci sono Cassano, Palmerio, Caravaggio, Di Giulio, Rosato, Massimini, Ceri, Andreoli e Maisano. Due assenze nel Lanciano, mancano lo squalificato Cicco Cioppo e Pasquini per motivi di lavoro. Arbitri di questa partita Francesca Del Biondo di Pescara e Andrea Fiasca di Avezzano. Dunque sta per cominciare questo confronto con il Sulmona che sta per dare il calcio d'avvio. Dunque vedremo cosa succederà in virtù di questa partita molto ma molto attesa. Il Sulmona viene dal pareggio ottenuto a Celano contro lo Sport Center, parità sabato scorso anche per il Lanciano che non è andato oltre l'1-1 sul campo della Fenice di Avezzano. Dunque si prevede battaglia quest'oggi al palazzetto di Sulmona tra Peligni e Frentani. Dunque si aspetta un po' prima di dare il calcio d'inizio a questa partita. Vediamo posizionati nei pressi del pallone Junior e Veneziale che sono pronti a dare il calcio d'inizio a questa sfida. Sta per fischiare l'inizio Francesca Del Biondo di Pescara, lo fa in questo momento, si parte con il Sulmona in possesso di palla, da Sanchez a Liberatore, da questi a Veneziale, l'apertura per Junior, ancora Junior, lo scambio con Sanchez, attenzione, prova a liberarsi di più di un avversario e poi pallone che finisce fuori, c'è stato comunque il fischio del direttore di gara. Il Lanciano in possesso di palla con Massimini, ancora Massimini, Sanchez, pallone che finisce fuori. Tutto questo quando l'incontro è appena cominciato con il Lanciano ora in possesso di palla. Attenzione poi, sul pallone c'era Massimini murato da Sanchez e ora Palmerio, Palmerio prova a mandare in avanti, pallone che finisce fuori, rimessa in gioco da parte del Sulmona, da Liberatore a Junior, Junior lo scambio con Sanchez, da questi a Liberatore l'apertura per Veneziale, Veneziale poi a Sanchez, attenzione c'è il recupero del Lanciano con Massimini, ma è ora il Sulmona che torna in possesso di palla, da Veneziale a Sanchez, da questi a Veneziale, lo scambio con Junior, ancora Junior alle prese con Ceri, pallone che è terminato fuori. Rimessa in gioco per la formazione frentana, Massimini, capocannoniere di questo campionato con 24 reti. Adesso il pallone finisce fuori. C'era stato il tentativo di Junior di rubare palla al suo diretto concorrente, pallone che è finito fuori, rimesso in gioco dallo stesso Junior, adesso è Sanchez, ma la palla si perde in out per questa
Rimessa in gioco effettuata prontamente dalla formazione di Simigliani, pallone che termina in out e quindi c'è questa rimessa in gioco eseguita da Liberatore, lo scambio con Junior. Junior all'apertura per Veneziale, ora è Sanchez, poi è Liberatore. Liberatore lo scambio con Sanchez, pallone che viene recuperato da Lanciano, Palmerio, il tocco per Cassano, ancora Cassano, attenzione Cassano, manda in profondità, pallone ribattuto da Liberatore, poi è Sanchez, ora l'apertura per Junior, c'è l'ottimo intervento di Palmerio che ha anticipato il giocatore del Sulmona, pallone che è finito fuori, deve essere rimesso in gioco dal Sulmona, adesso è Junior, attenzione Junior alle prese con due diretti concorrenti, ha un po' di difficoltà Junior, pallone che finisce fuori. Poi Junior lo rimette in gioco, la conclusione di Liberatore e la deviazione in calcio d'angolo di Palmerio. Così tentativo per la formazione di Benjamin Fonte con il pallone che è terminato in calcio d'angolo e così seguiamo gli sviluppi di questa battuta effettuata prontamente da Junior. Il Sulmona ora con Agostinelli, lo scambio con Liberatore, poi Sanchez Junior, Junior Sanchez, Sanchez alle prese con il numero 2 Palmerio, ne ha la meglio il giocatore del Lanciano, aveva provato a partire Di Giulio, pallone che è finito fuori, rimessa in gioco eseguita da Veneziale, ora è Liberatore, lo scambio con Junior, ancora Junior, attenzione, si accentra, Junior viene fermato, riparte così la manovra del Lanciano con Ceri, Ceri su di lui, Sanchez, fischia il direttore di gara. Calcio di punizione assegnato a Lanciano quando siamo al minuto 4 nel corso di questo primo tempo con il punteggio che è fermo sullo 0-0, calcio di punizione che si appresta a battere Massimini, dalle indicazioni l'estremo difensore Agostinelli, pronto alla battuta Massimini. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione che beneficia la formazione di Simigliani. Fischia l'arbitro, parte Massimini, la respinta di Agostinelli e ora la ripartenza del Sulmona con Liberatore. Ancora Liberatore, attenzione poi. E il Sulmona riesce a conquistare palla con Sanchez. Ha provato a superare Cassano. C'è ora il recupero del Lanciano. Avanza il Lanciano, attenzione. Finisce a terra Di Giulio. Calcio di punizione per il Lanciano. Secondo intervento falloso commesso dal Sulmona. Calcio di punizione che si appresta a battere il Lanciano quando siamo al minuto 6 nel corso di questo primo tempo con il punteggio che è fermo sullo 0-0. Fischia Francesca Del Biondo, viene battuto il calcio di punizione, l'opposizione di Agostinelli, riparte così il Sulmona, attenzione Veneziale, poi pallone che termina in out. E adesso è il Lanciano, Veneziale, dopo l'intervento di Massimini, pallone che è terminato fuori. Permette il pallone in gioco Massimini, ricordiamo capocannoniere di questo campionato, il servizio per Maisano, pallone che termina successivamente fuori e c'è adesso Palladino, lo scambio con Ginnetti, da questi a Porcù, l'apertura per Palladino, ancora Palladino, 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 prova a liberarsi del numero 4 Maisano, il Sulmona mantiene il possesso di palla con Veneziale, Veneziale prova a superare il numero 8, pallone deviato da Palmerio, entra in rete, gol del Sulmona, autorete così del giocatore del Lanciano Palmerio, passa in vantaggio il Sulmona dopo questa iniziativa di Veneziale con il pallone che è stato deviato da Palmerio dentro la propria porta e così sblocca il risultato in virtù di questo autogol la formazione di Benjamin Fonte al 7° minuto.
E ora è il Lanciano che gioca con il portiere di movimento. E attenzione, perviene subito al pareggio con il gol del portiere di movimento Palmierio, che era stato il giocatore che aveva deviato la palla dentro la propria porta. Quindi pronta parità all'ottavo minuto con Palmierio. 1-1 così, è durato pochissimo il vantaggio del Sulmona. Ginetti, lo scambio con Porcu. Porcu, l'apertura per Palladino. Ancora Palladino, lo scambio con Ginetti. Da questi a Porcu. L'apertura per Palladino. Palladino. Biancone. Adesso è Palladino. Palladino, lo scambio con Porcu, prova a girarsi, c'era più di un avversario, difficile il compito per Porcu, ora pallone che finisce in out e viene rimesso in gioco da Massimini. C'era il servizio per Di Giulio, ancora il Lanciano in possesso di palla. Attenzione poi, c'è il suggerimento per il numero 8 Di Giulio che prova ad avanzare, aveva provato a fermarlo Biancone. E ora il Sulmona con Biancone, servito da Costinelli, ancora Biancone, prova a passare tra due avversari. L'intervento di Palladino ha provato la conclusione ma è stata ribattuta, palla che finisce fuori. E intanto il giocatore del Lanciano Massimini reclama il calcio d'angolo per quanto concerne l'azione precedente. Pallone che è finito in out e quindi è andato a reclamare Massimini con Andrea Fiasca di Avezzano. Ora è il Lanciano con Caravaggio, lo scambio con Massimini, attenzione poi prova a recuperare il Sulmona con Ginetti, c'è il recupero del Lanciano con Massimini, avanza Massimini, prova la conclusione, pallone che colpisce il palo, Lanciano pericoloso con Massimini. Al decimo minuto, palo di Massimini. Si salva il Sulmona in questa circostanza. Sulmona in possesso di palla adesso. Ginetti, lo scambio con Palladino. Palladino, l'apertura per Porcu. Da questi a Palladino. La conclusione. Palla che si spegne in out. Adesso è Cassano. Con il petto Ginetti. Ma è lesto ad intervenire Ceri. Palla che si perde successivamente fuori. 1-1 il punteggio tra Sulmona e Lanciano. Sono stati giocati 11 minuti di questo primo tempo. C'è il calcio d'angolo da parte del Lanciano. Attenzione, la conclusione di Massimini. Pallone che è stato deviato ancora in corner e quindi secondo calcio d'angolo consecutivo. Attenzione, la palla finisce al numero 8 Di Giulio che ha provato questa conclusione. Ora è Palladino. Palladino prova il controllo Biancone e palla che finisce a Cassano. Ora è il numero 7. Palla che finisce fuori, rimessa in gioco da parte del Lanciano. Il Lanciano con Massimini, palla che finisce fuori. Palladino, Junior, Sanchez, lo scambio con Palladino. Palladino, l'apertura per Porcu, prova a restituirgli il pallone, però è il Lanciano che torna in possesso di palla con Ceri. Intercetta ottimamente Porcu, fa ripartire la manovra per i suoi, lo scambio per Palladino, attenzione da questi a Sanchez, a Junior che non aggancia il pallone. Adesso è Cassano, palla che finisce successivamente fuori. Rimessa in gioco da parte dei biancorossi con Sanchez.
Dunque avete visto ora Gian Sante che è rientrato in campo, intanto c'è il diagonale di Palladino con pallone che finisce fuori. Prova a rendersi pericoloso il Sulmona in questa circostanza, pallone che è finito in corner, eseguito adesso da Junior, fermato proprio all'attimo della conclusione Sanchez, e c'è il gol, Lanciano in vantaggio con Massimini. Massimini autore del 25esimo centro stagionale e si conferma capocannoniere di questo campionato. Lanciano in vantaggio al 13esimo minuto con una grande conclusione di Massimini. E ora vedremo la reazione del Sulmona da Sanchez a Junior. Junior allo scambio con Gian Sante, da questi a Palladino. L'apertura per Junior. Junior, ancora Junior, attenzione, si accentra. L'apertura per Palladino. La botta di Palladino. Pallone che finisce in out. 2-1 così, qualche istante fa il gol del vantaggio del Futsal Lanciano con il capocannoniere di questo campionato, Nicola Massimini. Adesso calcio l'angolo che batte Junior, lo scambio con Sanchez, da questi a Gian Sante, l'apertura per Sanchez. Ancora Sanchez, attenzione, prova a liberarsi di Ceri, pallone che finisce successivamente fuori. Quando siamo al minuto 14 nel corso di questo primo tempo, con il Lanciano che conduce per 2-1. Alla rimessa in gioco Sanchez, lo scambio con Gian Sante, da questi a Palladino. Palladino, attenzione, si accentra, l'apertura per Gian Sante, ora è Junior, ancora Junior, sinistro di Junior con pallone che finisce in out. Pallone deviato in calcio d'angolo, attenzione poi nel tentativo di calciare il pallone. Ha colpito il giocatore del Lanciano Gian Sante e si è beccato anche il giallo. Adesso viene chiesto un time out. Quindi al 15esimo minuto ha ammonito Gian Sante, le squadre si fermano per il time out, con il Lanciano che è in vantaggio per 2-1. A segnare per primo era stato il Sulmona, dopo un'iniziativa di Veneziale c'è stato l'autogol di Palmerio. Subito dopo il pareggio del Futsal Lanciano con Palmerio, e poi al 13esimo il gol che sta permettendo alla formazione di Simigliani di condurre per 2-1. Gol ad opera di Nicola Massimini, lo ripetiamo ancora, capocannoniere di questo campionato, con la rete messa a segno quest'oggi ha raggiunto il 25esimo centro stagionale e adesso si può ripartire dopo il time out. E quindi se n'è andato solamente il primo quarto d'ora di questo primo tempo, quindi altri 15 minuti. Pallone che finisce fuori, la rimessa in gioco, la formazione del Lanciano con Massimini. Eseguire in questo momento il suggerimento per Ceri, da questi a Caravaggio, ancora il Lanciano prova a far pressione. Ceri, avanza la formazione frontale, il tocco di prima da parte di Massimini, poi l'intervento di Caravaggio, attenzione, e poi è chiamato al super lavoro Agostinelli, che ora ci prova dalla lunga distanza. Il possesso di palla Cassano, Veneziale anticipa il giocatore del Lanciano e ora è Junior, l'apertura per Veneziale viene fermato. Al controllo Ceri e poi il Sulmona che recupera con Veneziale, fallo del numero 13 Ceri. Intervento falloso di Ceri e così
calcio di punizione per il Sulmona. Quando siamo al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con il Lanciano che è in vantaggio per 2-1. Dialogano Sanchez e Junior, pronti alla battuta di questo calcio di punizione. Fischia il direttore di gara, Sanchez Junior, e poi la conclusione di Sanchez, che ha ricevuto palla da Palladino. Ora è Veneziale che manda in profondità. Il recupero ottimo del Sulmona con Palladino, da questi a Sanchez. Ora è Palladino, l'apertura per Veneziale. Veneziale prova a servire Sanchez, ed eccolo Sanchez in possesso di palla. Lo scambio ora con Palladino, poi è Junior, l'apertura per Veneziale. Veneziale, lo scambio con Junior. Sanchez, Veneziale, Sanchez. Attenzione poi Veneziale, e c'è il gol del pareggio ad opera di Giuseppe Veneziale. 18° minuto. Pareggio del Sulmona. Due a due così. Due a due dunque. Adesso sta per ripartire il Lanciano. Lanciano con Massimini, lo scambio con Caravaggio. Ora il Lanciano gioca con il portiere di movimento. Il Sulmona recupera con Veneziale. Veneziale poi è Palladino. Ora c'è il recupero del Lanciano, attenzione, poi prova a rubare di palla Junior. Prova a partire Junior, attenzione, fallo! Fallo del numero 13. Fallo di Ceri su Ivan Alves Junior. Batte lui stesso il calcio di punizione, lo scambio con Sanchez, da questi a Palladino. Palladino Veneziale. Pallone che è finito fuori dopo l'intervento del giocatore del Lanciano. E così è il Sulmona adesso con Junior. Junior Veneziale. Lotta Veneziale, mantiene il possesso di palla. Ancora Veneziale, lo scambio con Palladino. Palladino, l'apertura per Junior. Attenzione Junior, poi si possessa del pallone il giocatore del Lanciano. Ottimo Palladino, prova a fermarlo anche Massimini. Palladino sfiora il gol, sfiora il gol il Sulmona. Adesso sul capovolgimento di fronte, sfiora il gol il Lanciano. Quindi due ottime occasioni, prima il Sulmona con Palladino e adesso il Lanciano con Massimini. Quando siamo al 20° minuto nel corso di questo primo tempo, con il punteggio che è di 2-2 tra Sulmona e Lanciano. Ora è Ginnetti, lo scambio con Veneziale. Veneziale all'apertura per Junior. Junior allo scambio con Sanchez, il tacco di Sanchez, arriva poi Ginnetti. Ginnetti prova il destro, palla in out. Ora il Lanciano, il suggerimento per Ceri, l'apertura per Caravaggio. Caravaggio ancora, Caravaggio, attenzione, il recupero del Sulmona. E poi Veneziale, fallo del numero 4, Maisano. E si tratta del terzo intervento falloso del Lanciano. Tre falli commessi anche dal Sulmona. Veneziale. Fischia al direttore di gara. Ho sbagliato io, ha detto Francesca Del Biondo. Da dove si riparte? Fa riprendere con una contesa con la palla che però è possesso del Sulmona. Junior.
Sanchez l'apertura per Junior, da questi a Sanchez, Junior, Veneziale, Junior, Sanchez, attenzione poi, fallo di Massimini su Sanchez. Non è d'accordo Massimini. Quarto intervento falloso del Lanciano. Benjamin Fonte richiama Veneziale ed entra Andrea Liberatore. Il Sulmona pronto a battere. Il calcio di punizione, intanto il Sulmona gioca con il portiere di movimento Palladino. Ginnetti, lo scambio con Sanchez. Attenzione poi, prova il Lanciano a mandare in profondità. Il Sulmona recupera con Ginnetti. Ancora Ginnetti, lo scambio con Sanchez. Ginnetti, Junior, Liberatore, Junior, attenzione poi. Liberatore, Ginnetti, lo scambio con Junior, Sanchez sotto porta, la mette dentro, il vantaggio del Sulmona che ribalta la situazione con Sanchez. Dunque Benjamin Fonte ha messo il portiere in movimento e si è arrivati a questo gol. Sanchez 3-2 al 23° minuto. Adesso sale l'incitamento dei sostenitori del Sulmona. Sulmona che è passato in vantaggio con il gol di Sanchez. Adesso è il Lanciano, attenzione con Ceri. Lo scambio con Caravaggio. E ora è il Lanciano che gioca con il portiere di movimento Palmerio, il numero 2. Il Lanciano, attenzione Ceri, subito come prima, subito. Perviene al pareggio il Lanciano, gol di Ceri al 24° minuto. E come prima, come l'occasione del primo vantaggio del Sulmona, immediata la reazione del Lanciano e quindi di nuovo parità, 3-3. Adesso è Ginnetti, lo scambio con Liberatore, Junior, ancora Junior, apertura per Liberatore. Ginnetti, Sanchez, lo scambio con Liberatore, Junior, Junior, attenzione poi il Sulmona reclama il fallo di mano di Ceri. Sicuramente un episodio da rivedere al quando siamo al 25°. L'arbitro ha lasciato correre, ora e il Lanciano, c'è il numero 13, Ceri, ancora Ceri, prova a fermarlo Sanchez, il tackle di Sanchez, si becca il giallo, ha ammonito Sanchez al 26° minuto. E adesso discussioni. Da parte del Sulmona con Francesca Del Biondo di Pescara. E c'è stato così il quinto intervento falloso da parte del Sulmona. Calcio di punizione battuto da Massimini. Ancora Massimini. Massimini prova a fermarlo Sanchez, ma
E ora il Sulmona che recupera da Junior a Sanchez. Sanchez lo scambio con Veneziane da questi a Junior. Junior all'apertura per Veneziane, prova a girarsi. C'era più di un avversario dietro di lui. Ora lotta Veneziane. Il recupero del Lanciano. Ancora il Lanciano con Massimini che prova ad avanzare. Lo ferma Ginnetti, poi è Sanchez che manda in profondità. Ora il pallone finisce fuori. Però siamo al minuto 27 nel corso di questo primo tempo, 3-3, attenzione Veneziale, intanto è finito a terra Junior. Il Lanciano con Massimini. Palla che si perde in out. La rimessa in gioco il Sulmona. Intanto Francesca Del Biondo va a dire qualcosa a Benjamin Fonte che evidentemente protestava in precedenza. Ora e Junior lo scambio con Veneziale. Sanchez, ancora Sanchez, l'apertura per Veneziale, prova a girarsi, perde palla Veneziale, poi è Lanciano che prova a spingersi in avanti, pallone che finisce fuori. Alla rimessa in gioco il Sulmona con Junior, lo scambio con Veneziale, il tiro del numero 9 del Sulmona. Il Lanciano adesso. C'è nel tentativo di servire Ceri, pallone che si è perso in out. Il Sulmona adesso con Sanchez, lo scambio con Ginnetti. Ancora Ginnetti si accentra, la conclusione di Ginnetti, la respinta. L'opposizione da parte del giocatore del Lanciano, con pallone che finisce il fallo laterale. Sanchez, Junior. Ancora Junior, lo scambio con Sanchez, poi è Ginnetti. Veneziale si accentra, non riesce a concludere Veneziale. Ora riparte Massimini, ancora Massimini, attenzione, tra due avversari. E ora il Lanciano, attenzione, il Lanciano sbilanciato davanti. Massimini, gol! Sotto porta. Fa pressione il Lanciano e passa in vantaggio con Massimini, ancora lui autore del gol del 4-3, quando siamo proprio allo scadere. Doppietta da parte di Massimini, 26esima rete stagionale per lui, per il capocannoniere di questo campionato. Sulmona 3, Lanciano 4, ci troviamo nelle battute conclusive di questo primo tempo. Junior, lo scambio con Sanchez, poi attenzione il recupero del Lanciano, ancora il Lanciano che prova a far pressione. C'è il numero 8 di Giulio, poi è Caravaggio, ancora il Lanciano. Junior ruba palla al giocatore del Lanciano, avanza il Sulmona con Junior, finisce a terra, finisce a terra. Sta per partire Junior, ecco Junior, la respinta del portiere Cassano. Ginnetti. E in questo momento finisce il primo tempo con il Lanciano in vantaggio per 4-3. Gara difficile ovviamente per il Sulmona Futsal. E quindi primo tempo che si conclude con la formazione del Lanciano in vantaggio per 4-3. Ci risentiremo tra un po' per commentare il secondo tempo di questa partita.
Si torna in campo per questo secondo tempo, si parte in questo momento e si riparte sul 4-3 per il Lanciano, quindi vedremo cosa succederà in virtù di questa ripresa. Il Sulmona ha provato a conquistare palla con Junior, adesso il Lanciano, ma c'è Porcu che ferma il giocatore del Lanciano, parte Porcu, palla che termina in out. E così c'è la rimessa in gioco per il Lanciano. Cassano, c'è questo scambio, poi è Gianzante che aveva provato a fermare il giocatore del Lanciano. Sulmona adesso con Sanchez, Sanchez l'apertura per Gianzante, da questi a Porcu, poi Sanchez, Gianzante, Gianzante l'apertura per Junior, aveva provato a servire Porcu e poi segue questa conclusione con pallone che finisce fuori. La rimessa in gioco Cassano, Cassano ha provato a servire il giocatore che si trovava in avanti, cioè Ceri, il recupero del Sulmona con Sanchez, lo scambio con Gianzante, da questi a Porcu. Gianzante, poi pallone che viene ribattuto, ancora Gianzante, lo scambio con Agostinelli e palla che finisce fuori. Cassano, Di Giulio, prova a fermarlo Sanchez, c'è lotta tra i due, Di Giulio prova ad avanzare, pallone che finisce fuori. Recon Sulmona con Porcu, ancora Porcu, lo scambio con Junior, da questi a Gianzante, Gianzante in avanti per Porcu, Sanchez, ancora Sanchez, lo scambio con Junior, Gianzante, Junior, Sanchez, mantiene il possesso di palla il Sulmona, da Gianzante a Porcu, da questi a Junior, viene fermato Junior, riparte così il Lanciano con Massimini, su di lui Gianzante, pallone adesso al Sulmona con Sanchez, Sanchez poi pallone recuperato dalla formazione frentana. In avanti si era portato Ceri alle prese con due diretti concorrenti, pallone che è terminato in out e così si riprende con questa rimessa in gioco per la formazione lancianese. Di Giulio, Caravaggio, attenzione poi Sanchez, l'apertura per Junior, ancora Junior, pallone che viene recuperato dal Lanciano, ora si è fatto male Sanchez e viene sostituito, entra Ginnetti, riparte così il Lanciano, Di Giulio, lo scambio con Caravaggio ed ecco il Lanciano, attenzione poi azione che non prosegue con il pallone che termina in out. Gianzante, lo scambio con Ginnetti, da questi a Junior, ancora Junior, l'apertura per Porcu, Gianzante, Junior, ancora Junior, Porcu, Gianzante, pallone recuperato dal Lanciano e ora dal Sulmona con Gianzante, Porcu, Ginnetti, Ginnetti Junior, ancora Junior, avanza Junior, cerca spazio, pallone poi a Gianzante, Ginnetti Porcu. Quando siamo al minuto 5 nel corso di questo secondo tempo, sempre 4-3 per il Lanciano, adesso è Junior, Ginnetti, poi sotto porta Porcu. Pallone che è finito fuori. E ora il recupero del Sulmona con Gianzante.
Gianzante lo scambio con Junior. Ancora Junior, attenzione, gioco di gambe da parte di Junior, pallone respinto da Caravaggio. Porcu, Ginnetti. Ancora Ginnetti, prova il destro. E chiama l'intervento Cassano. Che devia in calcio d'angolo e quindi seguiamo gli sviluppi di questo corner che segue Junior, lo scambio con Ginnetti, da questi a Porcu, poi ancora Porcu, gol del Sulmona, pareggio, 4 pari, Porcu al sesto minuto. E dunque comincia così questo secondo tempo con il gol del pareggio del Sulmona con Porcu. 4 pari così. E adesso il Lanciano ripartirà con il portiere di movimento. In questo ruolo c'è il numero 13 Ceri. Palmerio. Lo scambio con Caravaggio, palla che finisce fuori. Intanto attenzione. Pallone che finisce in out. Torna in campo il portiere Cassano. Massimini. Veneziale. Pallarino. Ancora Pallarino. Pallarino lo scambio con Junior. Da questi a Porcu. Pallarino. Junior. Ancora il Sulmona, anticipato Porcu, riparte Massimini, lo scambio con Di Giulio, poi prova ad averne la meglio Junior, pallone che viene mandato in out da Palmerio. Veneziale, Junior, ancora Junior, prova questa conclusione, pallone che finisce fuori. Attenzione poi il Lanciano, Cassano, Palmerio, lotta Palmerio, attenzione poi c'è il servizio per il numero 8, pallone che finisce fuori, l'opposizione su di lui di Junior, Pallarino, lo scambio con Veneziale, Veneziale poi, Junior, l'apertura per Veneziale. Da Veneziale a Porcura, questi ancora Veneziale. E pallone in possesso del Sulmona, da Porcu a Palladino. Porcu, autore del gol del pareggio del Sulmona, Junior. Palladino, Porcu, Veneziale. Junior, ancora Junior, prova il tiro, c'è stata la deviazione del numero 5 e quindi calcio d'angolo per il Sulmona. Junior al palleggio, Junior lo scambio con Pallarino. Pallone colpito da Massimini e finisce in out. Pallarino, Junior, ancora Junior, cerca spazio, prova questo tiro, dopo la ribattuta Veneziale, nulla di fatto. Occasione al decimo minuto. Tanto attenzione poi è Veneziale, lo scambio con Porcu, ancora Veneziale, Pallarino, prova a salire l'intensità del Sulmona adesso, Sanchez, ancora Sanchez, riesce a recuperare il pallone, gara apertissima ancora,
che si mantiene sulla parità 4-4. Palladino, Porcu. Palladino, avanza Palladino, palla che finisce fuori, il diagonale del numero 8, c'è stata la deviazione in calcio d'angolo. Ora siamo all'undicesimo minuto, alla battuta veneziale, lo scambio con Sanchez da questi a Palladino, ancora Palladino. Palladino poi, serve Sanchez, parte il destro del giocatore del Sulmona. E c'è stata questa deviazione, quindi si riprende con la battuta dall'angolo da parte dei biancorossi. Da Porcu a Sanchez, palla fuori. Nulla di fatto in questa circostanza. Adesso è Di Giulio, ancora Di Giulio, Massimini, Palmerio, Caravaggio, Palmerio, ancora il Lanciano che manovra palla, attenzione poi c'è il numero 2, prova a fermarlo Sanchez. Finisce a terra Sanchez e c'è questo intervento falloso. Junior, Palladino, Veneziale poi, Junior, Veneziale. Allora rimesso in gioco dal Sulmona, da Veneziale a Junior, lo scambio tra i due, ancora Veneziale che sfiora il gol al dodicesimo minuto. La rimessa in gioco Sanchez, lo scambio con Palladino. Veneziale, Palladino, Junior. Junior, apertura per Veneziale, poi Junior, Palladino, ancora Palladino, attenzione, avanza Palladino, prova il tiro, deviazione in calcio d'angolo, alla battuta Palladino, Junior, lo scambio con Veneziale, attenzione, poi riparte il Lanciano con Palmerio, Massimini, palla che finisce fuori e compie un grandioso intervento l'estremo difensore Agostinelli, deviando questa botta di Massimini. Adesso portiere di movimento per il Lanciano. In questo ruolo c'è Ceri, numero 13, Veneziale. Caravaggio, Palmerio. Sono questi fraseggi adesso, in virtù dell'impiego del portiere di movimento da parte del Lanciano. Caravaggio, Ceri, ancora Ceri, poi Veneziale, Sanchez. Il Lanciano ora. C'è Caravaggio, Palmerio. Caravaggio, sono questi scambi con il Lanciano che mantiene il possesso di palla, Palmerio, attenzione poi Massimini, la deviazione di Palladino, Palmerio, Caravaggio, Palmerio. Ceri, Ceri prova a girarsi alle prese con Palladino e poi Sanchez manda in out. Ora è Caravaggio, il suggerimento per Ceri, Massimini, lo scambio con Palmerio da questi a Caravaggio e poi il recupero del Sulmona con Junior,
l'apertura per Sanchez. Sanchez prova a colpire e c'è il gol. Sanchez, gol importantissimo per il Sulmona. Passa in vantaggio il Sulmona con la rete di Sanchez. 5-4, gol al quindicesimo minuto. Doppietta per lui. Gol del vantaggio del Sulmona. Il Lanciano con il portiere di movimento, il Sulmona è riuscito a colpire con questa azione che ha portato al gol di Sanchez per il 5-4. Avete visto l'esplosione di gioia del giocatore biancorosso. Adesso è il Lanciano. Che gioca ancora con il portiere di movimento. Caravaggio. Palmerio. Caravaggio. Palmerio. Caravaggio. Massimini. Quindi in questo secondo tempo il Sulmona ha ribaltato la situazione portandosi in vantaggio, prima pareggiando con Porcu e poi segnando con Sanchez. 5-4 il punteggio che si sta determinando qui al Palazzetto dello Sport Nicola Serafini. Ci sono ancora questi fraseggi da parte del Lanciano. Caravaggio. Palmerio, Palmerio, Caravaggio, Ceri, Caravaggio, Massimini, Caravaggio, intanto attenzione Ceri e c'è il pareggio. Il gol è stato di Di Giulio. Il Sulmona non fa in tempo a portarsi in vantaggio che il Lanciano pareggia immediatamente. Al 18° minuto, gol di Di Giulio. E quindi si torna di nuovo in parità. Diversi scambi da parte del Lanciano in seguito all'impiego del portiere di movimento. E poi l'assist per Di Giulio che l'ha messa dentro. 5-5, di nuovo parità. Di Giulio, lo scambio con Palmerio. Massimini, Palmerio, attenzione c'è il numero 9, lo scambio con Cassano. Pallone che finisce fuori. E ora il Sulmona con Palladino. Lo scambio con Ginnetti. Avanza ancora Ginnetti. Ginnetti l'apertura per Junior. Da questi a Porcu. Junior. Porcu. Palladino. Ancora Palladino. Palladino. Porcu. Ginnetti. Porcu, Junior, Ginnetti, Ginnetti trova l'opposizione di Massimini. Alla rimessa in gioco Ginnetti, Junior, da Ginnetti a Palladino, da questi a Porcu, Ginnetti, ancora Ginnetti, Junior. Junior viene fermato, riparte così la manovra del Lanciano, attenzione pallone al numero 9, lo ferma Junior. In possesso di palla c'era Rosato, l'intervento di Junior a rubargli palla. E ora il Sulmona che prova ad avanzare, Junior, ancora Junior, attenzione si accentra,
finisce a terra Junior. Tutto questo quando siamo al 20° minuto. E quindi battuta per il Sulmona. Calcio di punizione. Quando ci sono ancora 10 minuti da giocare, punteggio di parità 5-5. Junior è pronto a battere questo calcio di punizione. Da Junior a Palladino, palla che finisce fuori. C'è stata la deviazione in calcio d'angolo. Ginnetti, poi Junior. Palladino, ancora Palladino, Palladino, Porcu, Ginnetti, Palladino, ancora Palladino, avanza Palladino, il diagonale, la botta di Palladino. Quando siamo al minuto 22, risultato sempre sulla parità. Di Giulio, Massimini, Massimini fermato da Porcu. E adesso di nuovo il Lanciano con il portiere di movimento. Massimini, attenzione Di Giulio, lo ferma Ginnetti e poi ci prova Agostinelli a mandare il pallone in out. 5-5, ricordiamo il punteggio qui al palazzetto dello sport dell'Incoronata di Sulmona. Il Lanciano adesso da Palmerio a Caravaggio. Quindi il Lanciano gioca con Ceri nel ruolo di portiere di movimento. Caravaggio, lo scambio con Massimini. Caravaggio, Ceri, Caravaggio. Ancora il Lanciano che mantiene il possesso di palla. Palmerio, Massimini. Poi è Palmerio, Caravaggio, Ceri. Il Sulmona deve prestare le dovute attenzioni perché in precedenza, mentre il Lanciano era proprio con il portiere di movimento, c'è stato il gol. Pallone che finisce fuori quando siamo al 24° minuto. E adesso torna in campo il portiere Cassano. Fischia Francesca Del Biondo di Pescara perché il portiere Cassano ha trattenuto il pallone per più di 4 secondi. Così ha deciso il direttore di gara. Ci sono le proteste da parte di Cassano, portiere Del Lanciano, dunque Del Biondo di Pescara punisce l'estremo difensore lancianese per la trattenuta del pallone per più di 4 secondi assegnando il calcio di punizione al Sulmona. Calcio di punizione che si appresta a battere il Sulmona. Fischia l'arbitro, gol! Gol sugli sviluppi del calcio di punizione con la conclusione vincente di Ginnetti. E siamo sul 6-5 al 25° minuto. Nuovo vantaggio del Sulmona.
Adesso il Lanciano riprenderà con il portiere di movimento. Ora deve fare attenzione il Sulmona, perché il Lanciano nelle occasioni precedenti, dopo il gol del Sulmona, è riuscito sempre a pareggiare, quindi massima attenzione ci vuole da parte della squadra di Benjamin Fonte. Ora il Sulmona conquista con Junior. Ancora Junior. Junior ci prova con questa iniziativa. Pallone che finisce fuori. Intanto del Lanciano rientra il portiere Cassano. No, adesso il portiere nuovo movimento di nuovo. Il numero 13 Ceri. Palmerio. Caravaggio. Palmerio. Palmerio, lo scambio con Caravaggio. Palmerio. 6-5 così il vantaggio del Sulmona. E poi Palladino. Palla che finisce fuori. Quindi sugli sviluppi del calcio di punizione c'è stato il gol di Ginnetti. Intanto c'è un time out quando siamo al 27esimo minuto. Adesso, quando mancano 4 minuti alla fine di questa partita, il Sulmona è in vantaggio per 6-5. In questo secondo tempo ci sono state le reti di Porcu, Sanchez per il Sulmona, Di Giulio per il Lanciano e poi Di Ginnetti per il Sulmona. Gol quest'ultimo che adesso sta permettendo alla formazione biancorossa di condurre per 6-5. Seguiamo adesso gli sviluppi di queste battute conclusive del match. E quindi le due squadre possono riprendere a giocare. Adesso è il Sulmona che gioca con il portiere di movimento. Ed è Palladino. Torna in campo Agostinelli, il Lanciano ora con il portiere di movimento, Palmerio. Ecco Palmerio, lo scambio con Caravaggio. Caravaggio, ancora Caravaggio, attenzione poi. Il Lanciano in possesso di palla. Massimini. Scambio con Palmerio. Palmerio ancora. Da Palmerio a Caravaggio. Caravaggio appoggia per Palmerio. E poi il recupero di Junior. Junior ci prova con questa iniziativa. Pallone che finisce fuori. Adesso è il Lanciano con Di Giulio, Caravaggio. Di Giulio, pallone che finisce in out. La deviazione di Di Giulio in out. Ginnetti. Junior. Palladino, Junior. Ginnetti, Palladino. Quando manca poco alla fine di questa partita, con il Sulmona che è in vantaggio per 6-5. Ora il Lanciano con Palmerio. Caravaggio. Ancora Caravaggio, lo scambio con Palmerio,
Caravaggio, Massimini, Massimini! E ci prova con questa iniziativa davvero temibile, ha colpito la traversa Massimini. Pallone rimesso in gioco dal Lanciano, c'è stato il tocco da parte del portiere Agostinelli. E ora Caravaggio lo scambio con Palmerio, attenzione poi Massimini, poi l'intervento di Agostinelli, attenzione, ci prova ora il Lanciano con questa conclusione di Palmerio. Rischia qui il Sulmona. Quando siamo proprio nelle battute conclusive. E ora è Ginnetti, attenzione, Ginnetti, Sanchez! La mette dentro Sanchez, mentre il Lanciano reclama per l'azione precedente. Ci sono ancora le proteste nei confronti di Francesca Del Biondo. Viene ammonito Massimini, Sanchez per quest'altro gol. È stato allontanato il tecnico del Lanciano, Similiani. In pratica Similiani ha detto all'arbitro che andava fischiato il calcio di punizione perché secondo il Lanciano Agostinelli ha trattenuto il pallone per più di 4 secondi. E quindi polemiche in occasione di questo gol, 7 a 5. Manca poco. Francesca Del Biondo non fa ripartire se Similiani non esce completamente. Ora Di Giulio, quindi 7 a 5 per il Sulmona. Ora Junior, attenzione poi. Vediamo, attenzione, calma Junior. C'è una reazione di Junior. A terra c'è il giocatore del Lanciano Massimini, è stato ammonito Junior, espulsione per Massimini, per doppio giallo, espulso Massimini. Intanto è stato ammonito Junior, che salterà la prossima partita perché era diffidato. E quindi finisce con queste discussioni questa partita. C'è ancora qualche istante da giocare con il Sulmona, che ora è sul 7 a 5. Ammonito Junior per la reazione. Junior, ripetiamo, non giocherà la prossima partita perché era diffidato. Adesso è Sanchez, Ginnetti, poi Junior. E in questo momento c'è il fischio conclusivo. Sulmona batte Lanciano 7 a 5 e questa è una grande vittoria per i biancorossi, che si portano a meno 1 dalla terza in classifica Lanciano. Un successo davvero fondamentale, importante per la squadra di Benjamin Fonte, e la soddisfazione maggiore perché il Sulmona ha vinto quest'oggi contro un'ottima squadra.
contro una squadra che veramente gli ha dato filo da torcere. Il Lanciano ha cercato sempre di prendere il sopravvento, si è opposto ad ogni iniziativa del Sulmona e a ogni gol del Sulmona il Lanciano era riuscito sempre a segnare, a pareggiare. Poi nel secondo tempo la svolta, adesso i festeggiamenti tra i giocatori e i tifosi per questo successo importante, 7-5 per il Sulmona che si porta così a meno 1 dal Lanciano. Reclama ancora Junior, è dispiaciuto perché per quella ammonizione Junior, ripetiamo, salterà la prossima partita. E adesso ancora i festeggiamenti dei giocatori che ringraziano tutto il pubblico per questo incontro vinto per 7-5 dalla formazione di Benjamin Fonte. Sulmona che si porta a meno 1 dal Lanciano. Altro test importante sabato prossimo per la formazione sulmonese che si recherà in casa della vice capolista Atletico Silvi, mentre qui al palazzetto dell'Incoronata si tornerà a giocare il 15 febbraio contro la Lisciani Teramo. Quella tra Peligni e Frentani tra campionato e Coppa Italia è stata la quarta sfida in assoluto in questa stagione. A prevalere questa volta è stato il Sulmona Futsal, che vince però una gara difficile contro un Lanciano che, nonostante le assenze, si è dimostrato come una delle migliori squadre. Negli ospiti mancano lo squalificato Cicco Cioppo e Pasquini per motivi di lavoro. Nei padroni di casa assente il capitano Petrella, mentre rientra Gianzante. L'inizio del big match è preceduto dallo spettacolo dei ragazzi delle scuole calcio Accademia Peligni e Gimnopedie che accompagnano l'ingresso in campo dei giocatori. Dopo pochissimi secondi Sanchez sfiora il gol, il vantaggio dei biancorossi arriva al settimo in virtù di un'autorete, Veneziale dalla sinistra mette in mezzo e il numero 2 rossonero Palmerio devia involontariamente in porta. Il Lanciano riprende con il portiere di movimento e perviene immediatamente al gol con Palmerio che si fa perdonare per l'episodio precedente. La squadra di Similiano insiste e si rende pericolosa con Massimini che colpisce il palo. Il capocannoniere del campionato porta in vantaggio i suoi al tredicesimo sfruttando una ripartenza dopo un corner del Sulmona. Massimini si invola e con prepotenza batte Agostinelli per il 2-1 dei rossoneri. Al diciottesimo scambio tra Sanchez e Veneziale, gol del numero 9 per il pareggio degli ovidiani. La gara è incerta sino al termine con le due squadre che si danno gran battaglia. Al 23esimo c'è il nuovo vantaggio del Sulmona, Junior apre per Sanchez che in area batte Cassano, ma come prima il Lanciano perviene subito al pari. Caravaggio verticalizza per Ceri che si gira e conclude per la rete del 3-3. La partita continua ad essere bella e vibrante con il Lanciano che sul finire di tempo sfrutta una ripartenza portandosi al gol con Massimini che, autore di una doppietta, sigla il 26esimo centro stagionale. Si va a riposo sul 4-3 per il Lanciano. Ad inizio ripresa una conclusione di Junior si spegne in out e istanti dopo si registra un tentativo di Ginetti. Il secondo tempo si rivela positivo per i ragazzi di Fonte che al sesto pareggiano. Sponda di Junior per il gol del 4-4 di Porcù. I sulmonesi poi sfiorano il vantaggio con Veneziale che colpisce il palo. Un diagonale di Palladino viene poi deviato in calcio d'angolo con un piede da Cassano. Il Sulmona si rende ancora pericoloso con Veneziale su assist di Junior. Queste azioni sono il preludio al secondo gol della ripresa che arriva al quarto d'ora. Junior recupera palla servendo Sanchez che si invola e senza temere nessuno si dirige in porta, segna ed esulta spronando maggiormente la carica ai suoi compagni, ma per l'ennesima volta il Lanciano pareggia subito con Di Giulio che sotto porta sigla il 5-5. Punizione di Junior e Palladino manda di poco in out. Va a buon fine invece la punizione al 25esimo con il passaggio di Junior per la rete di Ginnetti del 6-5. Allo scadere il Sulmona sigla il definitivo 7-5, ma il Lanciano lamenta una trattenuta del pallone per più di 4 secondi da parte di Agostinelli.
L'azione prosegue ed il Sulmona trova la strada del gol con Sanchez, autore di una tripletta. Non si placano le proteste degli ospiti e Francesca Del Biondo di Pescara allontana il tecnico Similiani. Nel recupero, fallo di Massimini su Junior, il brasiliano reagisce e viene ammonito, mentre il bomber del Lanciano viene espulso per doppio giallo. Junior salterà la prossima partita a Silvi in quanto era diffidato. Termina con una sofferta vittoria del Sulmona Futsal che si porta a meno uno dal Lanciano, avvicinandosi così al terzo posto. Benjamin Fonte, quest'oggi una vittoria doppiamente importante perché permette al Sulmona di portarsi a meno uno dal Lanciano e poi si tratta di un successo ottenuto contro un'ottima squadra che quest'oggi vi ha dato davvero filo da torcere. Sì, assolutamente sì, l'analisi è corretta, loro hanno giocato molto bene, erano un po' rimaneggiati e comunque ci hanno dato filo da torcere, una gran squadra, giocano bene. E dopo la partita di Chieti ho detto che credevo che Lanciano, Silvi e Magnificat fossero un passo avanti. Penso che adesso posso dire che forse un piccolo passetto in avanti da parte della mia squadra l'ho visto. Un po' di partite che stiamo giocando bene, come mi piace, con intensità. Facciamo ancora delle ingenuità, commettiamo delle ingenuità che ci costano caro. Non credo che si possano prendere 5 gol in una partita in casa, nonostante gli avversari abbiano giocato con il portiere per buona parte. Il subire poi il gol istanti dopo che l'avevate fatto voi. Sì, perché abbiamo avuto non ce l'aspettavamo che loro giocassero col portiere e abbiamo dovuto aggiustare un po' le cose alla fine del primo tempo. Poi però sostanzialmente quando le abbiamo aggiustate con il portiere non hanno fatto praticamente nulla, quasi, perché hanno fatto un gol, però sapevo che i miei ci avrebbero messo il cuore, ce l'hanno messo e di questo sono estremamente contento. Sì, sono felice, l'unica cosa di cui veramente sono... Peccato per Junior. Sì, perché lui 5 minuti prima della fine della partita mi ha detto proprio non voglio farmi ammonire e poi si fa ammonire così e questo dispiace perché lui è diffidato e sabato salterà la partita col Silvi, che a questo punto diventa la partita, perché è un po' una regola un po' strana. Io non sono molto d'accordo con, cioè penso che la regola dei 10 punti sia una regola che si possa migliorare, si possa e si debba migliorare, questo è fuori di dubbio, perché 10 punti rappresentano il 10% del monte partite all'interno di un campionato, 10-11%. E quindi non può essere che il 10-11% possa determinare il fatto che non si facciano i playoff. Questa percentuale deve essere secondo me alzata. Oggi, paradossalmente, se avessimo voluto fare i playoff avremmo dovuto perdere. Se questa fosse stata l'ultima partita del campionato avremmo dovuto perdere. Ed è un non senso, insomma, dobbiamo entrare in campo per cercare di vincere. Avrei dovuto dire alla mia squadra giochiamo per perdere così facciamo i playoff. È un po' strano, un meccanismo un po' strano. È chiaro che dall'altro lato bisogna compensare il fatto che una squadra che è sicura di andare ai playoff possa perdere punti durante il campionato, lo fanno per questo, per mantenere alta la tensione, è un premio, diciamo, alla squadra che si comporta bene. Però questo gap secondo me deve essere un po' alzato, perché 10 punti, ripeto, sono un po' pochi. E qui non facciamo questo di mestiere, non si può copiare perfettamente o mutuare perfettamente quello che succede nei campionati più elevati, dove ci sono più giocatori, gente che fa questo di mestiere, questo non si può fare. Qua ti mancano due persone a una partita, la partita praticamente l'hai quasi persa. A Chieti sono andato, mi mancavano 3 persone. Vado a giocare all'Aquila, me ne mancano 2, cioè alla fine questa è la prima partita che questa squadra fa al completo. Di questo sono contento per i ragazzi, perché si stanno impegnando tanto, perché mi seguono ed è una squadra che sta evolvendo dal punto di vista culturale nel calcio a 5, perché è il terzo modo di giocare che abbiamo in difesa, che utilizziamo quest'anno, è il secondo o terzo modulo che utilizziamo per attaccare e questo mi fa
non mi fa altro che piacere. Vedo ragazzi che stanno apprendendo piano piano, facciamo sempre due allenamenti che sono pochi, però vabbè, sono contento. Mister, per concludere, guardiamo ancora la classifica, perché abbiamo parlato delle zone alte della classifica, però sicuramente se ne sarà accorto, il Sulmona non corre più il rischio di classificarsi all'ultimo posto. Oggi era è matematico, oggi era la festa biancorossa con i bambini delle scuole calcio, quindi è stata anche una festa per questo risultato di una squadra che è neopromossa in Serie C1? Assolutamente sì, i bambini sono l'anima di questo sport. Spero veramente che la società prenda spunto per l'anno prossimo per costruire un bel settore giovanile. Detto questo, il Sulmona, cioè siamo una neopromossa, siamo quarti in classifica, non siamo, insomma, dobbiamo essere soddisfatti. Di questo penso di sì, è stato è un bel campionato, non è ancora finito niente, sabato ci andiamo a giocare la vita e la morte, perché sabato daremo tutto, noi daremo tutto, il 110%, lo so, i miei ragazzi lo sanno e andremo per vincere sicuramente. Sibigliani, una gara ben condotta da parte vostra, però alla fine l'avete persa, vogliamo raccontare quello che è accaduto negli ultimi minuti, ci sono state le proteste da parte vostra, se non sbaglio per i 4 secondi, poi l'espulsione di Massimini, come valuta quello che è avvenuto nel finale? Allora, l'episodio lascia un po' a desiderare, abbiamo subito per lo stesso motivo il gol del 5-4 per i 4 secondi nel nostro portiere, e credo che anche il portiere avversario abbia trattenuto la palla per più di 4 secondi, non l'hanno fischiata, poi nella ripartenza abbiamo anche, se non ricordo male, subito anche il gol. Dispiace perché abbiamo condotto, per come eravamo combinati oggi, una formazione largamente rimaneggiata, abbiamo disputato un'ottima partita contro ovviamente una squadra che sappiamo essere buonissima, un'ottima squadra, con giocatori per la categoria davvero bravi. Quindi siamo venuti qui, ecco, un po' così, con l'organico ridotto, abbiamo dovuto fare una partita di grande sacrificio, penso che i ragazzi hanno risposto davvero bene, perché poi presumo che anche chi abbia visto la partita si sia divertito, perché non ci siamo risparmiati, quindi abbiamo dato vita col Sulmona a una bellissima partita. C'è il rammarico perché potevamo portare a casa almeno un punto, ci avrebbe fatto morale, visto che veniamo da una situazione un po' così, dove abbiamo difficoltà nell'organico, ci alleniamo a ranghi ridotti, ci presentiamo a giocare a ranghi ridotti, stiamo pagando anche questo. Però vabbè, il campionato continua e vediamo di terminarlo, di mantenere questa terza posizione. Poi se il playoff sarà, vediamo. Le assenze hanno influito anche sabato scorso in occasione del pareggio con la Fenice? Sì, ripeto, stiamo vivendo un momento un po' di difficoltà dovuto ad allenamenti fatti sempre con poche persone, ci si allena male, il sabato ovviamente poi i ritmi scendono perché avendo pochi cambi a disposizione non puoi gestire pensare di giocarti la partita sempre come ti piace e quindi si soffre, e così è stato anche sabato scorso in casa della Fenice, che nulla ha rubato ovviamente, ha meritato il punto. Vabbè, noi dobbiamo continuare a onorare il campionato sperando di riprenderci il prima possibile. A proposito di assenze, sabato prossimo mancherà Massimini, il capocannoniere indiscusso di questo campionato, che è stato espulso nel finale. Sì, io neanche ho visto l'espulsione, perché ha allontanato anche a me. Io ho protestato, ma come faccio sempre, in maniera civile, non ho mai avuto espulsioni da allenatore, perché con arbitri cerco sempre di avere un certo tipo di dialogo. Solo che questa ragazza oggi era un po', aveva un atteggiamento un po' presuntuoso, non so se anche con l'altra panchina, e poi ha deciso di allontanarmi perché ho protestato secondo lei in maniera sconsiderata per 4 secondi, non lo so. Lei ha detto che il Lanciano deve onorare il campionato, comunque il Lanciano sta facendo un dignitoso campionato, si trova al terzo posto in classifica, guardando proprio la classifica adesso il Sulmona si è portato a meno 1 da voi, e quindi il discorso per la terza posizione è apertissimo ed è un obiettivo ambito da tutte e due a questo punto, perché si è riaperto. Sì, adesso abbiamo il Sulmona praticamente a ridosso, dobbiamo cercare di vincerla sempre e mantenere quel punto di vantaggio, non sarà facile, non sarà facile neanche anche per il Sulmona ovviamente, però cercheremo, ecco, di mantenere questa posizione, che poi se varrà o meno per i playoff non lo sappiamo, ad oggi siamo fuori.
perché non so gli altri risultati, ma eravamo al limite sabato, se il Silvia ha vinto siamo a 12 punti, quindi ad oggi i playoff non si disputeranno, vedremo a fine campionato che cosa diranno, ecco, cosa dirà la classifica. Andrea Liberatore quest'oggi con la fascia di capitano, come dicevamo con il tecnico Fonte, un successo doppiamente importante quest'oggi. Sì, sì, oggi ce l'aspettavamo sinceramente, perché io da martedì che abbiamo cominciato ad allenarci abbiamo preparato la partita in una maniera veramente importante, quindi ci credevamo già da martedì, e poi queste vittorie non vengono, diciamo, a caso, quindi siamo tutti contenti di questa vittoria, io anche in modo particolare, perché ci sono delle persone che mi vogliono bene, quindi ci tengo a far vedere che facciamo anche bene qui a Sulmona. Gara difficile, lo si sapeva per la consistenza del Lanciano, che quest'oggi vi ha dato veramente filo da torcere. Sì, la forza di Lanciano non la scopriamo noi ovviamente, quindi è un'ottima squadra, ci ha messo anche in difficoltà oggi, anche nelle partite precedenti, però come detto prima l'abbiamo preparata bene da martedì, quindi c'erano dei stimoli in più da parte nostra proprio per quel motivo, perché durante le partite precedenti sono stati anche un po' di, diciamo, di atteggiamenti sbagliati da parte loro, quindi e oggi abbiamo fatto vedere, insomma, che non siamo anche noi da meno. E a fare da contorno al match quest'oggi le scene festose dei bambini delle scuole calcio, un segnale importante, Andrea Liberatore, per avvicinare i giovani al futsal. Queste sono le belle cose, oggi veramente mi sono emozionato proprio perché non è la prima volta che succede, quindi è bello portare i bambini con noi, che cominciano a scendere in questo campo, cominciano a conoscerci, quindi non solo la cittadina ma proprio anche i bambini che vengono qui, questo fa solo bene, a questo sport fa solo più che bene, e veramente sono contento, spero che è una, diciamo, manifestazione che continui anche nel futuro. Per concludere, sabato prossimo a Silvi, il tecnico Fonte ha detto daremo l'anima. Sì, di più, anche perché dovremmo scendere in campo anche senza Junior, quindi perché era diffidato, oggi è stato ammonito. E cercheremo di dare, non l'anima, di più, per portare i punti, per riprendere questo campionato, perché noi giocheremo fino all'ultima partita. Non lasceremo nulla al caso, e finché c'è la possibilità e la matematica non ci dice che i playoff non si devono fare, noi daremo l'anima.